Oggi è l'8 marzo e quindi un augurio e un ringraziamento a tutte le donne. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutte le donne. L'8 marzo, come sappiamo, è una giornata importantissima dedicata alla riflessione sulla condizione femminile, sulle discriminazioni di genere, sulle battaglie che le donne devono ancora, ovviamente affrontare sia dal punto di vista politico, sociale ed economico. Quindi è giusto che periodicamente e specialmente in occasione della giornata dell'8 marzo andiamo a riflettere sui temi che accompagnano poi la condizione femminile. Questa è una giornata per eccellenza dedicata alla donna che, come tutti ricordiamo, è stata introdotta a seguito poi nel 1908 di questa tragedia in cui morirono delle operaie in questa fabbrica di tessile, industria tessile di New York. Da quel momento lì questa giornata è diventata una ricorrenza importantissima. Nella mia giunta, giusto per dare concretezza all'attività e al riconoscimento che l'impegno femminile ha nella società, abbiamo voluto comporre la giunta con una presenza di quattro donne, quattro assessori su una composizione di sei. E questo perché siamo convinti che l'impegno, la professionalità, la dedizione sono elementi che accompagnano quotidianamente il lavoro delle donne impegnate nella propria professione, impegnate nel sociale, impegnate in politica. E già all'interno della composizione delle nostre liste di candidati in consiglio comunale, una stragrande maggioranza di donne ha caratterizzato proprio questa composizione. E i risultati si sono visti. Insieme abbiamo concordato le nostre linee programmatiche. Insieme abbiamo fatto campagna elettorale, insieme abbiamo ascoltato le persone, insieme abbiamo costruito il nostro programma di interventi che da 4 mesi a questa parte, dopo la nostra elezione, stiamo giorno per giorno realizzando. Se io non avessi anche nella struttura amministrativa del comune la presenza e l'impegno di professionalità femminili, sarei ovviamente molto limitato nella mia azione amministrativa quotidiana, nella nostra azione politica di giunta e anche di maggioranza. Quindi un riconoscimento all'impegno di tutti i giorni che mi viene dimostrato e che viene profuso, un ringraziamento particolare anche alla disponibilità personale e all'impostazione dei nostri rapporti interpersonali in una visione sempre di collaborazione, di positività. Queste caratteristiche mi sono dimostrate e attestate tutti i giorni sul campo di lavoro. Quindi un ringraziamento particolare che faccio a tutte le ragazze, a tutte le donne che sono impegnate nella mia squadra. Con ovviamente l'auspicio che questa collaborazione sia sempre più fruttuosa, vada a beneficio della nostra comunità, dei nostri ragazzi, dei nostri figli, delle nostre giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro, al mondo professionale, che diventeranno mamme e che assumeranno la responsabilità di conduzione con i propri partner delle nostre famiglie. Un augurio quindi di solidarietà, di vicinanza, di collaborazione e un forte ringraziamento a tutti.